Lei, insomma, racconta di esserci rimasto molto male con Enrico La Loggia perché a quanto pare non le ha fatto neanche una telefonata. Io non sapevo di essere intercettato, era un colloquio privato. Io a Simone Castello l'ho visto nascere e poi lui è di Villa Bade. Quando c'è stato quel colloquio era sotto indagine. Si doveva preoccupare delle microstie più lui di me. Ci frequentavamo, ma nessuno sapeva che l'altro era sotto indagine. E lei racconta a Castello di aver minacciato il senatore La Loggia di raccontare in giro che suo padre era un mafioso. Ma io Enrico La Loggia lo volevo fare spaventare. E c'è riuscito, perché sempre in quella intercettazione lei racconta addirittura di averlo fatto piangere. Com'è andarono le cose? No, molto semplicemente, quando lo incontrai gli dissi: tu che fai tanto il puritano, te lo ricordi dove li andava a prendere i voti tuo padre? Giuseppe La Loggia sarebbe il padre di Enrico, uno dei padri dello Statuto siciliano. E io, l'amico di Giuseppe La Loggia, nulla a che vedere con il figlio. Quello era un uomo col quale avevo un bellissimo rapporto, lo sostenevo. Lo accompagnava anche in campagna elettorale? Certo, allora neanche si riconosceva l'esistenza della mafia. Dove andava La Loggia, andava così. Io non sono una cosa. Ma alla sensibilità, per scegliere il mio amore. A chi si rivolgevano? Diciamo, un certo mondo su cui allora non c'era l'attenzione di oggi. Ma dico, a quel tempo accadeva. L'uomo del rispetto aveva un suo potere che veniva utilizzato da tutti. Si pescavano voti senza porsi il problema se uno era mafioso oppure no. Ma non è che con questo sto dicendo che La Loggia era mafiosa, era uno che cercava voti dove capitava. E oggi è cambiato molto il sistema, secondo lei? Una volta, se c'era uno senza arte né parte, che aveva bisogno di aiuto e protezione, il boss si spandeva. Questo determinava una certa gratitudine. Oggi questo non succede più. Oggi un povero Cristo di Putearo apre la saliceresca ogni mattina e il primo pensiero è di incassare quei soldi che deve dare alla mafia. E questo è bestiale. Lei oggi come vive? Per dire, sono un uomo completamente povero, non ho più nulla, non ho più il mio lavoro, vivo con 500 euro al mese. Lei dice che se ero mafioso non chiedevo alla mafia di Villa Bade di aiutarmi. Ma lei se lo immagina un capomafia che vive così? Lasciamola lì, no? Questa intervista, anche perché i profili, diciamo così, giudiziari non esistono, quindi esiste soltanto la valutazione che la gente può fare di questo racconto, che è molto fedele nella sostanza, ovviamente poi gli attori interpretano, e quindi l'interpretazione non è mai fedelissima, però la sostanza di queste conversazioni, che sono tutte registrate, è quella. La mia domanda finale per voi è questa. Siamo arrivati alla fine, diciamo, comunque, di un ciclo politico, no? Penso che su questo possiamo essere tutti d'accordo, indipendentemente dalle idee che ognuno di noi professa. È il momento in cui, diciamo, le forze politiche dovrebbero veramente aprire la strada a un rinnovamento totale della classe dirigente. Cioè, c'è questa possibilità, cioè voi intravedete questa necessità per dare fiducia al paese, che non è che, insomma, sì, i tecnici dureranno, poi diventano politici anche i tecnici, oppure c'è bisogno di qualcuno che prende la guida, che prende la direzione del paese. Come si fa? Se non cambi le parti non cambia il sistema, anzi, io, ha detto prima lei, dice, adesso è finita, non lo so se è finita, perché in realtà il sistema si è ingegnerizzato, dalla mafia nera si è passata dalla masala alla mafia bianca. Adesso non c'è più bisogno né di ricattare né di fare niente, adesso c'è una mafia che sta dentro il sistema, una mafia che non deve commettere il reato, una mafia che si è appropriato delle istituzioni e le utilizza a uso proprio, diciamo così, la mafia non sta più a Palermo, sta più a Milano che a Palermo, sta più in giro per il mondo che a Palermo, non è più una mafia strutturata come era una volta. Io personalmente ho dei grossi dubbi che sia finita la vera mafia, che è il controllo del voto di scambio. Voglio dire, in Parlamento è campato per un anno il governo Berlusconi perché all'ultimo minuto c'è stato un voto di scambio. Viceversa, ancora adesso stiamo assistendo ad una continua ricerca.
di qualcuno che possa darti il suo voto in cambio di qualcosa, di affari, di appalti e quant'altro. Adesso ci sono le consulenze, ci sono gli incarichi, ci sono i posti con questa legge elettorale che vengono contraventuti, sia per diventare da lei, i suoi, in cambio, tutti sono i suoi, in cambio, io vorrei una legge elettorale che permette ai cittadini di scegliere, di mandare il Parlamento e soprattutto di mandare a casa. Questa è la cosa fondamentale. Vorrei innanzitutto una temporalità degli uffici, degli incarichi elettivi, in modo che ci sia un ricambio, ci sono